Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Siamo in Valsesia, sopra d'Alagna, in provincia di Vercelli. Per il giro di oggi sono in compagnia di mio fratello Alex e Fabio. Abbiamo lasciato la macchina nel parcheggio del Vold e adesso stiamo proseguendo su strada in direzione del parcheggio dell'Acqua Bianca. L'intenzione di oggi è quella di salire all'Alpe Testa Nera, che come vedrete più tardi è un bellissimo alpeggio che regala una vista incredibile sia sul Monte Rosa che sulle varie cime tutto attorno. Speriamo di riuscire a salire senza problemi. Si vede comunque un po' di neve, ma non dovrebbe essere eccessiva, quindi dovremmo riuscire a farcela. Ci vediamo più tardi e vi auguro una buona visione. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still Una volta arrivati al piazzale dell'Acqua Bianca, prendiamo la mulattiera in salita e seguiamo il segnavia 207A in direzione del Colle del Turlo. Salendo passiamo vicino all'Alpe Fumbiz, qua di sotto, mentre là in fondo, oltre il ponticello, troviamo l'Alpe Pile con il rifugio Pastore. Allora, questo percorso è molto bello da fare, diciamo, un po' in tutte le stagioni. Devo dire che io personalmente lo apprezzo maggiormente durante la fioritura dei rododendri, soprattutto nella parte alta, perché sono veramente tantissimi, e in inverno con la neve, anche perché passando proprio in mezzo a tutti questi larici spogli, la vista, soprattutto sul Monte Rosa, non manca mai. Eccoci, dopo questa salita a zigzag, la valle finalmente si apre e ci regala davvero un paesaggio incredibile su Alagna, sugli alpeggi poco più avanti. Qua di fronte agli alpeggi, Mittental, e salendo si può raggiungere l'Alpe Faller. Qua di fronte il Colle Piglimò e questa cima sulla destra è il Corno Mud. Noi abbandoniamo il sentiero principale che porta verso gli alpeggi e successivamente al Colle del Turno e a ridosso di un piccolo corso d'acqua prendiamo il segnavia sulla sinistra 207D in direzione dell'Alpe Testa Nera. Ma l'avete fatto voi? Ovvio, bisogna creare dei punti per riconoscere che qua è la traccia del sentiero. Ma si sceglierà tra 5 minuti, secondo me, con il caldo che fa. Mancano ancora circa 100 metri di dislivello e alla fine quantomeno io e Fabio abbiamo optato per percorrere l'ultimo tratto con le ciaspole. La neve sta diventando decisamente pesante, si sprofonda parecchio, quindi per portare questo peso in più sullo zaino tanto valeva toglierle e metterle ai piedi, che ci facilitano un pochino di più la salita. Ci siamo praticamente arrivati. Mamma mia, non vi dico che vista. Bellissimo, tutto innevato. Il Monte Rosa è incredibile, non c'è neanche una nuvola in cielo. Ma il paesaggio è spettacolare, veramente. Qua il cartello, Alpe Testa Nera, 2260 metri. Com'è? Siamo arrivati, eh? Abbiamo fatto. Sì, ma io non so tu come hai fatto senza ciaspole, si sprofondava un sacco. Seguivo le impronte. Le impronte degli stambecchi. Ah no, meno che gli stambecchi portano le scarpe da trekking. Sicuramente.
con la bellissima vista dall'alpeggio sul Monte Rosa. Allora, tutto molto bello, ma adesso è tempo di mangiare. Innanzitutto il buon dottore. Abbiamo un panino integrale gourmet con fesa di tacchino allevata a terra, perché non vola. Perché non volava più, era troppo grasso, non volava. E cimette di campo raccolte all'Alpe Testa Nera. Urca! Buon appetito. Abbiamo una vellutata. No, non una ci voglio credere. No, hai couscous? No, couscous. No, anch'io il couscous. Dell'Alpe Testa Nera. Raccolto qua dietro. Con patate sempre dell'Alpe e zucchine. A me hanno comprato couscous Rio Mare. niente. Riccardo non ha cucinato per me oggi. Allora, un vero peccato perché si stava davvero benissimo qua al sole, però ahimè si tocca rientrare. Salutiamo anche la bellissima creazione artistica di mio fratello che oggi si sentiva ispirato a creare pupazzi di neve. E niente, adesso iniziamo la nostra discesa. Ritornati sul sentiero principale. Una giornata molto molto bella, anche piuttosto calda. Il sole poi ha sciolto tutta la neve e difatti anche adesso per la discesa si è creato tutto questo paciocco che di certo non aiuta. Percorso molto bello di tipo escursionistico. Devo dire che la cosa che mi è dispiaciuta di più e che ahimè ho saputo in fase di salita, c'era un gruppo di una ventina di stambecchi e una decina di camosci che noi non abbiamo minimamente visto, perché si vede che tempo che siamo arrivati al punto dove erano stati avvistati, e niente, questi se ne erano letteralmente data a gambe. Peccato perché in questa zona qua è praticamente impossibile non vedere animali. Ho fatto giusto in tempo a finire la frase. E c'è un gruppo proprio qua, di fronte a me. Sono bellissimi. If all the falling pieces hit the ground, I see it in your eyes. My lover and my bride. I love the sky. Però stanno lì bravi a mangiare l'erba. Non si fanno tanti problemi, intanto le persone passano. C'è anche uno qua sotto. Ben curioso, infatti. Guarda e dice, ma che succede? Non so se si vede. In mezzo ai rami. Bellissimo. Io gli stambecchi così da vicino non li avevo mai visti. Allora, intanto ne approfitto per dirvi altre due cosine. Stiamo andando ormai verso la stagione primaverile. Oggi è il 17 di febbraio. Adesso che viene la bella stagione, io ho in mente tante belle cose, tante belle idee. Ve l'avevo già detto nel video di presentazione. Mi ci è voluto tempo per organizzare un po' di cose, contattare diverse persone. Insomma, troverete alcune escursioni, diciamo, un po' diverse dal solito. Secondo me potrebbero essere delle belle sorprese. Parlo soprattutto alle persone che guardano sempre tutti i miei video, che ringrazio davvero tantissimo. Se conoscete altre persone, altri amici, altri appassionati di montagna che non amano soltanto le escursioni, ma anche altre attività all'aria aperta,
condividete i miei video il più possibile in modo tale che arrivando a più persone sarete proprio voi a darmi l'opportunità di crescere sempre di più e garantire a questo canale, oltre alla continuità, anche la qualità per l'acquisto di nuove attrezzature, per l'acquisto magari di un nuovo drone. Io chiedo a voi, e quindi se fate questo bellissimo gesto vi ringrazio tantissimo. E io intanto vi saluto, anche perché adesso andremo a ripercorrere la stessa strada che abbiamo percorso all'andata, però appunto per la discesa ci tenevo proprio a farvi vedere quantomeno gli stambecchi. Fatemi sapere nei commenti se avete apprezzato le immagini e i contenuti. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. A presto e buona montagna a tutti!